Hermes Marsura, azienda agricola Marsurette. Parliamo di questa azienda e dei vini che producete. Buongiorno, intanto mi chiamo Hermes Marsura e la mia azienda si chiama Marsurette perché mio nonno, che nel 1936, quindi da quando è nata l'azienda, ha acquistato i primi vigneti nella zona di Valdobbiadene. Marsurette infatti è il soprannome, mio nonno era piccolo e aveva anche questa caratteristica, purtroppo allora un po' gobbetto, gobbo, che poi dicono che porti anche fortuna in famiglia. L'azienda poi si è sviluppata dopo la seconda guerra mondiale con mio papà, acquistando qualche altro pezzettino di collina di vigneto, ma si parla sempre di 5.000 metri, 7.000 metri. La zona di Valdobbiadene, il Valdobbiadene di OCG, è fatta di tante piccole fette di terra, non ci sono i 30 ettari con la casa in mezzo come altre zone viticole. Ora come ora, che abbiamo portato avanti poi l'azienda, siamo circa sui 55 ettari di proprietà, sparsi in circa una ventina di posizioni diverse nel territorio Valdobbiadene di OCG. Tutta questa frammentazione di aziendale porta sicuramente di lati negativi, che sono le difficoltà di lavorazione, doversi spostare continuamente, ma in 20 km di distanza tra un vigneto e l'altro, che ci sono tutti questi piccoli vigneti, ci sono anche delle terre sotto che sono diverse. Abbiamo delle terre più minerali, che sono terre più adatte a fare un prodotto più secco, più salino, che più adatte a fare un Brut e l'Extra Brut. L'Extra Brut, fra l'altro, si chiama Rive di Guia, è un prodotto che da un paio d'anni abbiamo presentato ai nostri clienti. È un vino molto molto bello, molto importante, dovuto a un fattore che ha 3 mg soltanto di residuo zuccherino e molto adatto anche a sgrassare un antipasto di pesce, un piatto soprattutto sul pesce che sgrassa. Passiamo poi avvicinandoci un po' alla zona di Valdobbiadene e lì abbiamo il Brut che ha 11 g di residuo zuccherino, è un vino diciamo tutto pasto principalmente. Il nostro cavallo da battaglia è sicuramente l'Extra Dry, prodotto nel comune di Valdobbiadene, che va bene in qualsiasi momento. L'Extra Dry è quello che si beve alle 4 del pomeriggio, quello che si beve come aperitivo, è quello che ci si trova con un amico fuori dell'ufficio postale, fuori del comune, ed è che ci facciamo un prosecchino. Ecco che lì l'Extra Dry ci va sempre. E poi ci avviciniamo proprio alla zona del Cartizze, in cui ho un vigneto, che è dove proprio ha iniziato mio nonno, che aveva comprato i primi 3.000 rotti metri quadri di vigneto, e poi a fianco noi l'abbiamo aumentato e siamo arrivati a un ettaro e mezzo circa, e lì facciamo il millesimato Agostino porta il nome di mio nonno Agostino, e lì produciamo una piccola quantità che è un millesimato dry, quindi siamo già a 20 mg di residuo zuccherino, più adatto forse a un biscotto, a un fine pasto, neanche tanto, ma proprio un biscotto, la crostata, eccetera. E poi andiamo nel Cartizze. Nel Cartizze abbiamo due appezzamenti di terreno di proprietà. È una piccola zona, il Cartizze, vicino a Valdobbiadene. È forse dove proprio è nato il Prosecco, che poi ha preso il nome superiore di Cartizze, che è un sentiero che parte in fondo alla collina e arriva fino in cima. E il Cartizze è proprio un prodotto più abboccato, con i profumi più sulla frutta matura. Quindi diciamo che proprio è prodotto da bere una bottiglia in compagnia per star bene, per degustarlo. Non so se il paragone sia giusto, da divano, da metterci proprio lì tranquilli per rilassarci, per degustare un dolce, una biscotteria con un bicchiere di Cartizze, penso che sia veramente una cosa bella e importante, con una compagnia importante. Per concludere proviamo a descrivere la filosofia dell'azienda in 3 parole. Mi sono un po' in difficoltà, ma io direi proprio che ci vuole 3 grandi cose per fare un prodotto, secondo me. E ci vuole soprattutto la cantina della tecnologia, che non vuol dire sofisticare, ma che vuol dire avere freddo, frigoriferi, per trattare nel miglior modo le uve quando arrivano. Ci vuole passione, e senza di quella, secondo me, arriviamo sempre a risultati medi, ma non si sale mai quei piccoli punti che sono i più difficili da conquistare, che sono quelli che ci fanno riscaldare la nostra anima. E secondo me la cosa forse una delle più importanti, ci vuole una grande terra e ci vuole il terreno di Valdobbiadene. Queste sono le 3 parole, che ho anche spiegato cosa sono. Grazie.